Bentrovati in questa nuova puntata della Grammatica della Pratica, una breve e spero interessante recensione che affronta l'analisi e la presentazione di alcune opere editoriali, libri ma non solo, dedicati alle discipline orientali. Il libro di cui vi voglio parlare oggi, dopo tanto Giappone, è relativo alle pratiche cinesi. Molto spesso gli allievi di Tai Chi, di Qigong e di Pakua del nostro corso ci chiedono quale potrebbe essere un primo libro per avere una infarinatura, così una prima conoscenza dei principi alla base delle nostre discipline. La prima risposta è sempre questa qui, il libro del Tai Chi Chuan di Kit Wong Kyu. È un libro che secondo me è molto utile, non direi quasi indispensabile per la comprensione del Tai Chi Chuan, ma di tutte le discipline cinesi in genere. E questo nonostante non sia recentissimo, perché è stato pubblicato nel 98, probabilmente proprio per la sua età, perché forse questo lo ha preservato da influenze più o meno New Age e interessi poi di scuola che si sono scatenati nel Tai Chi Chuan come in tante altre arti marziali. Infatti, in questo libro l'autore offre una panoramica molto ampia e interessante del Tai Chi Chuan, ripercorrendo lo sviluppo storico dei vari stili, perché è una delle cose molto particolari di questo libro è proprio il fatto di presentare un po' la storia e le forme principali di alcune delle scuole più conosciute del Tai Chi. Quindi parliamo dello stile Yang, dello stile Chen, dello stile Sun, dello stile Wu. Del Tai Chi Chuan del Wudang. Quindi non sposa un'unica e sola scuola dicendo che le altre non vanno bene, ma in realtà appunto un approccio molto, molto ampio, molto come dire quasi imparziale. Ecco, oltre allo sviluppo storico dei vari stili, come vi dicevo, analizza il fondamentale concetto di Yin e Yang, presentando, mediante un gran numero di figure molto dettagliate, le sequenze di base dei vari stili, le tecniche e le tattiche di combattimento. Vedete qui, no, alcuni esempi. Questo è l'analisi di una tecnica di combattimento. Qui è un'analisi di alcune tecniche di Tui Shou, e poi ci sono appunto, come vi dicevo, l'analisi delle varie forme di ogni scuola. Vedete tutta una serie di figure che ovviamente l'autore ci tiene a dirlo, non permettono di imparare una forma, una sequenza da zero, ma possono essere sicuramente un'utile promemoria per chi in qualche modo queste tecniche le conosce. E uno degli aspetti interessanti di questo libro, per esempio, è proprio affrontare in diversi capitoli le tattiche e le tecniche di combattimento. E dico che è interessante perché molto spesso l'aspetto marziale del Tai Chi è messo in dubbio e non sono pochi gli insegnanti che, insomma, per motivi personali, per mancanza di interesse o per, diciamolo chiaramente, mancanza di capacità di confronto, tralasciano di affrontare questo aspetto, che comunque è alla radice del Tai Chi. Il Tai Chi nasce come il Pakua Chang, come un'arte marziale, piaccia o non piaccia, l'origine è questa, insomma. E quindi molto spesso questo aspetto però non viene insegnato, per non dire che viene addirittura deplorato e negato. Ora, il maestro e direttore tecnico della scuola che segue, Sifu Severino Maestrello, che è il direttore tecnico della Wudang Fu Style Academy, per esempio, pone grande invece interesse all'aspetto marziale, non tanto fine a se stesso, quanto proprio come metodo indispensabile, imprescindibile
per capire l'origine della tecnica, come si evidenzia il movimento e qual è la corretta esecuzione pratica del movimento. È chiaro che se io devo alzare un braccio per accarezzare l'aria, lo potrò alzare come voglio. Se devo alzare questo braccio per parare un pugno verso il viso, è ovvio che il fatto di prendere una botta sul naso o evitarla mi fa capire se il movimento è corretto o meno. Invece, ecco, come vi dicevo, in questo volume l'autore ribadisce spesso e chiaramente l'origine del Tai Chi e delle arti cinesi in genere, e quella che è la effettiva applicabilità marziale di queste discipline, offrendo appunto la spiegazione di alcune sequenze di combattimento di base, ma come dire, fondamentali da questo punto di vista, da allenare in sparring, quindi la classica forma di Tuishou, sino ad arrivare al confronto libero e all'applicabilità in un'ottica più o meno realistica. Ora, ripeto, la cosa potrà far storcere il naso a qualcuno, ma l'autore offre la sua esperienza di insegnante sia di Tai Chi Chuan che di Kung Fu Shaolin e quindi contribuisce un po' a fugare i dubbi ed a smentire pregiudizi e false convinzioni. Tra queste, il deleterio effetto che la pratica del Tai Chi Chuan e delle discipline interne può avere sulle ginocchia dei praticanti, in cui appunto Kit Wong Q dice tranquillamente, senza giri di parole, la pratica del Tai Chi fa male alle ginocchia se la pratica del Tai Chi è fatta male. Se la pratica del Tai Chi è fatta bene, invece, non solo non ci sono problemi alle ginocchia, ma addirittura, insomma, si hanno dei vantaggi a tutto tondo. Ecco, bisogna dare poi merito anche al traduttore di questa opera, che non sempre, diciamo, capita di incontrare traduzioni fatte bene, perché spesso il traduttore conosce la lingua ma non conosce la materia e quindi si assiste a delle traduzioni un po' come dire, all'acqua di rose, per non dire imprecise. Ecco, in questo caso invece anche la traduzione è molto interessante e si districa al meglio per cercare di rendere appunto in maniera chiara e comprensibile dei concetti che non sempre, ripeto, sono di facile apprendimento. Ed è bello perché questo avviene anche ripetendo spesso delle forme di cortesia e di modestia con cui l'autore punteggia il testo. Ora, ripeto, nonostante appunto Kit Wong Q ribadisca spesso che questo libro non può essere usato per imparare da zero il Tai Chi Chuan, non basta copiare le figure, e ripeto, questo è un libro che è stato scritto quando YouTube era, credo, agli albori, quindi non c'era la sterminata messe di video più o meno affidabili che oggi affollano la rete. Ecco, quindi ci si doveva basare solamente su dei libri e poche figure. Appunto, l'autore ribadisce che non è possibile imparare le forme attraverso questo libro, ma ripeto, è sicuramente un libro molto molto interessante per rispolverare la memoria e soprattutto, secondo me, per avere un'ottica abbastanza ampia delle varie discipline, delle varie modalità di approccio delle varie scuole. Ovviamente chi pratica stile Yang può non conoscere lo stile Shen o lo stile Wu, o magari lo conosce sempre sotto un'ottica un po' sminuita dai propri insegnanti. Ripeto, ciascuno ovviamente poi è libero di abbeverarsi alla fonte che crede, ma avere la possibilità di poter leggere qualche cosa che in qualche modo ci permetta di avere una infarinatura così più o meno completa, anche se basilare, dei vari stili e dei principi poi generali che sono la base di tutte queste discipline, credo sia molto interessante. Come vi dicevo, il libro ha un capitolo, ha un indice molto ricco, quindi si passa da aspetti teorici come il concetto di Yin e Yang nel Tai Chi Chuan o l'importanza del Qigong nel Tai Chi Chuan,
ad aspetti eminentemente pratici, sia con l'analisi appunto delle sequenze di combattimento, sia ai consigli per arricchire la vita quotidiana col Tai Chi Chuan, il Taoismo e l'evoluzione spirituale del Tai Chi Chuan. C'è un'interessante analisi delle armi del Tai Chi Chuan, un altro aspetto di pratica che in alcune scuole manca e che quindi si può pensare non faccia parte del curriculum del Tai Chi. Invece, ripeto, in alcune scuole, come nel caso del vecchio stile Fu insegnato dal maestro Severino Maestrello, le armi ci sono e come: c'è la spada, c'è la sciabola, c'è il bastone lancia, quindi insomma le armi sono parte integrante del curriculum del Tai Chi. Insomma, circa 300 pagine, molto ricche, molto interessanti, molto, molto godibili da leggere, facili da affrontare per il principiante, utili per l'insegnante per poter arricchire il proprio background culturale, per poter dare magari qualche informazione teorica di base che completa e arricchisce l'insegnamento pratico. Quindi, libro del Tai Chi Chuan, Kit Won Kyu, edizioni Ubaldini, un nome, una garanzia, si potrebbe dire. Qui sotto in descrizione trovate i riferimenti per poterlo ordinare. Io finisco qui e vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima recensione. Grazie per l'attenzione.